Alessandro Bassa, titolare della pizzeria pasticceria Tu di Villa D'Ossola. Com'è successo che una sera ti sei ritrovato Paolo Massobrio qui a mangiare la pizza da te con la moglie? Succede che quasi un anno fa esattamente ci siamo incontrati a Vighizzolo d'Este presso il Mulino Paglia, in quanto stavo frequentando l'Università della Pizza e Paolo ha tenuto una lezione di marketing. In questa lezione c'è stato subito, come dire, un motorino d'avviamento di empatia con i contenuti che Paolo esponeva e pertanto da lì è iniziata la nostra conoscenza. Tanto che poco più avanti decise di venirci a trovare, di venire a trovare noi a Villa D'Ossola, in questa località a lui comunque non sconosciuta, e quindi venne con Silvana, la moglie, a cena da noi e da lì è nata un po' la simpatia per la nostra arte nel trasformare il buon gusto tra il gelato e la pizza. E cosa ti ricordi di quella sera lì? Sicuramente tanta emozione nel poter avere con noi un grandissimo giornalista e quindi ricordo tanto interesse nel guardare il particolare, nel voler conoscere questa realtà, il motivo per cui in questa località c'è una realtà così attenta al particolare, al buon gusto, come dicevo prima, e soprattutto ricordo bene anche la sua espressione dopo aver assaporato la nostra pizza, la nostra pizza contemporanea collegata proprio con i prodotti locali, quindi la parola che adesso mi sfugge. Contemporanea è una denominazione data da chi? Chi ha inventato questo nuovo nome alle pizze? Allora, siccome nasce un po' sullo stile della pizza napoletana che ha preso un po' il sopravvento in questi anni, la mia idea, conoscendo lievitato dall'età ormai di 16 anni, era quella di poter applicare a quello stile di pizza che ha iniziato a prendere piede, a essere compreso anche nella nostra zona e trasformarlo con una tecnica e delle conoscenze che sono tutte frutto della contemporaneità, quindi motivo di studi, motivo di approfondimenti, maturazioni lunghe, complesse, e soprattutto anche le tecniche di stesura e quindi poi di cottura. Ecco, e quindi da lì Massobrio ha cominciato a citarti su un articolo di Avvenire, sul suo canale YouTube, tra l'altro si vede alle tue spalle il golosari, la golosaria si chiama. Golosaria Sì. che è? Golosaria, questo è il riconoscimento tra l'altro che ci dà gioia in quest'anno particolare di festeggiarlo così. Paolo ha donato, ha riconosciuto nella nostra cucina, chiamiamola cucina, il prestigioso riconoscimento di Cucina Radiosa nell'edizione di Golosaria 2021, quindi siamo presenti E lui lo esprime con la faccina che sulla sua pizza, sorride radiosa. esattamente, con la Cucina Radiosa. Questo perché poi da lì si capisce bene anche il motivo del libro di Paolo, che tra l'altro meraviglioso, che racconta appunto di questi incontri che nella vita di cui lui sottolinea come conta lo sguardo delle persone che incontra. È stato qui altre volte, ma sobrio o solo quella sera lì? È stato qui altre volte, sì, ci teneva in particolar modo ad approfondire anche la filiera corta che ho ideato, che abbiamo ideato insieme con un produttore locale di formaggi, un caseificio della piazza di Giordi Maccagno, con la quale abbiamo proprio una partnership, abbiamo questa esclusiva meravigliosa dove riusciamo a dar forma alla nostra idea di pizza attraverso il suo prodotto e servirlo al piatto sia per diciamo, i clienti locali, ma anche quelli non locali come Paolo, e poter stupirsi di come questo connubio di sapori, di studio, di associazioni possa così tanto valorizzare il prodotto locale. Una cosa incuriosisce della parte del libro di Massobrio che ti riguarda. Sì. Lui racconta praticamente tutta la storia della tua vita ed è una storia fatta di continui cambiamenti, ma anche vertiginosi. Come mai? Cioè, sei passato da
dal settore lapideo, dalla Vinavil di Villadossola alla vendita di vestiti, cose diversissime. Come mai? Certo, questa è una bella domanda che credo che sia stato un po' anche quello che ha stupito Paolo, no? Quando ha voluto che gli raccontassi la mia storia. Il dato di fatto è che fin da ragazzo il mio desiderio è ed è sempre stato quello di poter fare qualcosa che soddisfi l'altra persona, che sia stato un'esperienza come tecnico, come primo mestiere, tra l'altro ho studiato così, come perito elettronico, e farlo bene, quindi dare un ottimo risultato a quello che si poteva fare. E poi via via con le mie esperienze, quindi è stato tutto un motivo di ricerca e di cercare nel tempo di poter dar forma a questa mia simbiosi con il lievitato, che all'età di 17 anni, 16 anni, quando essendo appassionato di musica e volevo fare musica per comprare uno strumento musicale, visto che mio padre non era del parere di acquistarlo, ho deciso di andare a fare il lavapianti. Tra l'altro nel libro si parla di un innamoramento per i lievitati. Spieghiamo agli ascoltatori cosa sono i lievitati. Il lievitato è questo insieme di tra farina e acqua, è appunto il lievito stesso che dà forma e origine a questa esperienza di prodotto, che può essere pane, che può essere pizza, che può essere un grande lievitato come il panettone, la colomba. Da lì tutto un grande mondo. Ho capito. È lievitato però con profondità, perché poi le conoscenze attraverso appunto anche l'Università della Pizza di Righizzolo d'Este danno spazio anche a nuove fermentazioni spontanee, anche senza lievito. Quindi poi ci saranno delle bellissime evoluzioni e novità da noi che andremo ad approfondire e proporre poi a voi, a tutti i nostri clienti, perché il motivo è proprio questo, una diversità. Dal racconto del passato finiamo l'intervista guardando al futuro. Come lo vedi, vista la situazione di adesso? Allora, lo vedo sicuramente motivante il futuro e lo vedo anche innovativo. Innovativo è la parola giusta, perché questo grande cambiamento che stiamo vivendo chiede proprio alla nostra mentalità di approfondirlo, capirlo, comprenderlo e anche dedicare tempo a questi nuovi studi, queste nuove forme che possono migliorare il prodotto a tavola, possono sorprendere di più quello che il cliente cerca. L'obiettivo è questo, è cercare di non avere paura di quello che ci aspetta domani o dopodomani. Crediamo in quel che facciamo e continuiamo con questa traiettoria di buon gusto come Paolo celebra, diciamo, anche nel suo libro.